persona, dicevo, una prestazione della sua squadra gagliarda, che per tre quarti di gara ha tenuto testa un avversario sicuramente più quotato, poi però da lunga distanza sono riuscite a incrementare il vantaggio le russe. Mm-hmm. E questo chiaramente costituisce, per concludere, un'amarezza enorme, perché la squadra ha preso un gioco veramente di ottima caratura. Ma posso essere contento, tra, proprio tra non virgolette, virgoloni, perché alla fine la squadra sì, ha lottato, ha fatto, e questo devo dare merito alle ragazze che non si sono risparmiate neanche un secondo, e quindi questo sono contento di questo tipo di impegno, di questo tipo di intensità. Credo che il divario finale non rispecchi sicuramente l'andamento della partita, anche perché abbiamo avuto un po', diciamo, un po' un crollo, anche perché oggi non ho potuto utilizzare, soprattutto parliamo delle esterne, perché le interne hanno avuto un impatto molto buono, e dove noi volevamo colpire di più loro, e ci siamo riusciti di fatto, perché la nostra squadra ha fatto 46 punti con i pivot, e contro di fatto i 20, cosa ne hanno fatti, ne ha fatti 5 alla fine, però da fuori hanno fatto 18 primi, 18, 20, 25, 20, 26, 28 punti. Quindi quello è quello che noi volevamo fare, siamo riusciti, abbiamo subito tantissimo con le esterne, dove loro fisicamente ci hanno sovrastato, e soprattutto hanno avuto percentuali al tiro veramente, veramente alte. Oltretutto hanno fatto 13 su 18 da 3, cosa che nelle partite precedenti noi avevamo le percentuali, avevano segnato una percentuale molto più basse con meno tiri a partita. E questo noi lo sapevamo, abbiamo detto all'inizio, hanno segnato, abbiamo detto non possono continuare così tutta la partita, continuiamo a non cercare di non subire sotto, lavoriamo forte, e solo che non abbiamo lavorato forse così forte da interrompere il ritmo per tutta la partita. Loro hanno segnato per 40 minuti da fuori in maniera continua e costante, ed è difficilissimo. Noi siamo stati bravi a rimanere attaccati, questo devo dare merito alla squadra di essere stata, non aver mai mollato fino all'ultimo quarto, dove purtroppo è... Ecco Roberto, la cosa particolare è stata che proprio nel momento, nel quarto ci sono state due occasioni, una di un possibile meno 3 e una del possibile meno 4, a cui loro hanno risposto col tiro da 3, e poi è stato nel il preludio quarto. Nel quarto, nell'ultimo. Per ben due volte, sì, all'inizio. Eravamo meno 6, ma all'inizio. Sì, erano potenziali meno 3. Lì abbiamo avuto due o tre occasioni, non le abbiamo giocate nel modo migliore, loro hanno fatto una bomba. La partita a certi livelli si decidono poi sugli episodi, nei momenti importanti della partita. E loro hanno fatto canestro da 3, siamo andati a più 9 e lì la partita è scivolata via. Però sul ritmo voi avete tenuto, il crash è tenuto molto, sul ritmo, la partita ha giocato a ritmi molto alti, sin dal primo quarto, certo. Anche punti, tanti punti. Avete tenuto botta sempre. Sì, tanti punti, però noi non siamo una squadra che può giocare sugli 80 punti, probabilmente ne vinceremo poco, perché non abbiamo ancora questa potenzialità di segnare così tanto. Quindi dobbiamo cercare di tenere le altre squadre con punti un po' più bassi. È ovvio, stasera abbiamo giocato nel nostro girone sicuramente con la squadra più forte. Abbiamo avuto dei problemi all'inizio, gli mancava Augusto queste prime partite, sono arrivato all'ultimo momento. Adesso che stanno man mano trovando equilibrio, è sicuramente la squadra più forte del nostro girone. E quindi sapevamo che era una partita dove sicuramente erano favoriti loro, e noi potevamo avere difficoltà. Abbiamo giocato con grande determinazione, abbiamo fatto quello che abbiamo potuto, ce l'abbiamo messo tutto. Qual è l'aspetto più positivo della serata, delle cose che hai notato della tua squadra? Quello che ho notato è che abbiamo sfruttato le nostre lunghe, questo è già un paio di partite che ci succede in maniera continua e costante, e quindi questa è una cosa sicuramente positiva. Dobbiamo riuscire ad avere più continuità, soprattutto più efficacia dall'esterno.
Roberto, appunto questa mancanza di continuità sembra la chiave dall'inizio ad adesso della stagione, che si chiami Cosici o Sparta, cioè dipende da cosa secondo te? Dagli acciacchi, dal ma fatto dipende che... dipende da tante cose. Dalle dipende... nuove giocatrici, da Meg che non è Meg perché ha problemi fisici. Meg è una grande giocatrice. Situazioni dall'esterno dove abbiamo cambiato molto perché abbiamo cambiato nei ruoli fondamentali, dove Meg... non è Meg, cioè Meg è la prima marcatrice dell'Eurolega della scorsa stagione di Taranto. Appunto, Meg purtroppo non è ancora pronta. Più oggi è una giocatrice come si cade che poteva essere non determinante a livello di punti, difesa, ma molto importante a livello difensivo, soprattutto su Augusto. Non ha potuto giocare, quindi era rischioso farla giocare perché aveva un problema fisico, per cui se giocando poteva rischiare di farsi male in maniera concreta, quindi abbiamo evitato e quindi ci sono le difficoltà. Camaone non è una giocatrice come tante, è una giocatrice per noi molto molto importante.